appuntamento del dottor Starbene. Questa volta parliamo di un'iniziativa che ha toccato le piazze abruzzesi. Parliamo di prevenzione. C'è stata la settimana nazionale della prevenzione oncologica, è un'iniziativa della Lilte. Allora ne parliamo in studio con il professor Marco Lombardo. Benvenuto. Presidente della Liga Italiana Tumori, oncologo e già primario di ematologia, insomma, grandissima l'esperienza. Le diamo il benvenuto e approfondiremo i temi proprio di questa campagna. Accanto a lui abbiamo la dottoressa Maria Di Domenico, psicologo e psicoterapeuta. È importantissima questa funzione perché ci sono delle iniziative in atto. Benvenuta anche a lei. È stata la settimana della prevenzione oncologica. Fino al 28 marzo ci sono stati tutti quanti i rappresentanti della LILT, medici, lo staff, che hanno incontrato le persone nelle piazze. Lo hanno fatto perché? Qual era l'iniziativa? Dunque, l'iniziativa della settimana della prevenzione è un'iniziativa nazionale, perché la Lega Italiana per la lotta contro i tumori è una struttura associativa su base volontaristica che dipende dal Ministero della Salute, è l'unica associazione che dipende dal Ministero della Salute sotto l'egida e il patrocinio del Presidente della Repubblica. Per cui vengono stabiliti a livello nazionale eventi che poi devono essere, diciamo, trasportati in periferia da tutte le 106 sezioni provinciali della Lega Italiana Tumori. E a Pescara in particolar modo abbiamo voluto in questa settimana lavorare su due settori, nelle piazze e nelle strutture pubbliche dove siamo stati presenti, a cominciare dall'Aurum, Porto Turistico, Ospedale di Pescara, presso la sede della Campagna Amica e a Piazza Salotto, quindi una presenza costante sul territorio, dove abbiamo potuto fare circa 600 interviste. Si sono iscritte circa 300 nuovi soci alla nostra associazione della sezione di Pescara, ma in contemporanea abbiamo distribuito anche materiale, circa un migliaio di opuscoli divulgativi e anche l'olio d'oliva, la bottiglietta dell'olio d'oliva, simbolo di questa settimana di prevenzione. Ma in contemporanea quest'anno siamo partiti con l'iniziativa del progetto Sistema Salute, che già è in atto da circa 7 anni presso la provincia di Pescara. Cioè siamo andati nelle scuole, siamo andati fra gli alunni delle scuole medie superiori, iniziando dal liceo classico, con l'intento di trasformare i giovani studenti in operatori della salute. Questo è un programma che è assolutamente importantissimo, perché noi possiamo informare tutta la popolazione che vogliamo, ma sono i giovani poi che devono recepire per fare loro stessi prevenzione nella famiglia e nella società. Allora, abbiamo detto, c'è stata questa settimana di sensibilizzazione, di prevenzione e soprattutto di informazione. Ha detto proprio il dottor Lombardo, c'erano degli opuscoli che venivano distribuiti. Perché la LILT si è occupata proprio di raccontare quale fosse il corretto stile di vita, quali fossero tutte le azioni di prevenzione? Questa è una cosa importantissima, e allora noi le abbiamo riepilogate in una scheda. Vediamo. Nella settimana nazionale per la prevenzione oncologica, medici e volontari della LILT hanno dispensato nelle principali piazze d'Italia informazioni e consigli per una vita sana, spiegando tutte le regole da seguire per prevenire l'insorgenza di tumori. Ormai tutti sanno quanto è importante adottare stili di vita salutari per ridurre il rischio di sviluppare un cancro. Esistono dunque regole da seguire e miti da sfatare. A tavola si può fare molto per proteggersi dalla malattia. Poche carni rosse lavorate, molta frutta e verdura, in linea con la dieta mediterranea che fa bene a tutti. È stato calcolato infatti che se tutti adottassero uno stile di vita corretto si potrebbe evitare la comparsa di circa un caso di cancro su 3. La prevenzione quindi è nelle mani di ognuno di noi. Mantenersi snelli per tutta la vita, mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni. In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno. Man mano che ci si sentirà più in forma per
però sarà utile prolungare l'esercizio fisico fino a un'ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande zuccherate. Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, che contengono elevate quantità di zuccheri e grassi, quali cibi comunemente serviti nei fast food. Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un'ampia varietà di verdure non amidacee e di frutta. Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate. Le carni rosse comprendono carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Non sono raccomandate, ma per chi è abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi alla settimana. Limitare il consumo di bevande alcoliche non sono raccomandate, ma per chi ne consuma si raccomanda di limitarsi a una quantità pari a un bicchiere di vino al giorno per le donne e due per gli uomini e solamente durante i pasti. Limitare il consumo di sale non più di 5 grammi al giorno e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi contaminati da muffe, in particolare cereali e legumi. Assicurarsi quindi del buono stato di conservazione dei cereali e dei legumi che si acquistano ed evitare di conservarli in ambienti caldi e umidi. Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo. Di qui l'importanza della varietà. L'assunzione di supplementi alimentari, vitamine o minerali per la prevenzione del cancro è invece sconsigliata. È consigliato allattare i bambini al seno almeno per 6 mesi. Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi si è già malato. Muoversi quasi senza pensare. Fate le scale invece di prendere l'ascensore, scegliete di camminare o andare in bici invece di prendere l'auto. Uscite a fare una passeggiata durante la pausa pranzo. Se lavorate in un grande ufficio, spostatevi per parlare con i colleghi invece di mandare loro un'email. Andate a ballare con il vostro partner, programmate vacanze che prevedono camminate in movimento invece che ferie stanziali e utilizzate una bici da camera mentre guardate la televisione. La sigaretta brucia anche l'intestino. Che fumare fa male ormai lo sanno tutti, ma mentre di solito si pensa che aumenti il rischio di un tumore del polmone o tutt'al più di un infarto, pochi sanno che le sostanze cancerogene contenute nelle esalazioni del tabacco attraverso il circolo sanguigno possono raggiungere anche organi molto lontani dalle vie aeree. Il colon, per esempio, è uno di questi. Fino a poco tempo fa era solo un sospetto, ora a sbilanciarsi è l'International Agency for Research on Cancer, che ha cambiato la sua posizione ufficiale sul legame tra fumo e cancro al colon. Mentre le prove a sostegno di questa tesi prima erano considerate limitate, oggi si possono ritenere sufficienti. Negli anni passati era già stato lanciato l'allarme dopo che tra i fumatori era stato osservato un numero di tumori nell'ultimo tratto dell'intestino maggiore rispetto a quello riscontrato in chi non fumava. Allora, queste le regole che sono per grandi linee, poi sono molto dettagliate sulla pagina della Lilt, l'opuscolo che veniva distribuito nelle piazze. Allora, iniziamo da questo. Com'è andata nelle piazze? Nelle piazze è andato bene. Io, prima di commentare i numeri dei visitatori, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Intanto, la tipologia del cibo, abbiamo detto perché bisogna mangiare più frutta e verdura, perché altrimenti chi ci ascolta non si rende conto di questa pubblicità per la frutta e verdura. Perché non bisogna mangiare cibi grassi? Perché non bisogna bere in eccesso alcol? E la risposta è molto semplice. Perché è stato visto che solamente con la dieta, solo con la dieta, si può abbattere l'incidenza del cancro del 30%. E ciò avviene per un meccanismo molto semplice, perché nel grasso e quindi nella formazione anche del nostro grasso umano si crea un processo cosiddetto, fra virgolette, di infiammazione cronica. Il grasso viene elaborato e ogni giorno viene metabolizzato e ridepositato. Questo processo di infiammazione cronica è alla base dei processi ossidativi. I processi ossidativi a loro volta inducono la cellula ad ammalarsi.
La cellula contiene delle candeline che si chiamano telomeri e in ogni cellula questi telomeri si consumano col tempo. Ora, se noi diamo dei processi ed infiammatori cronici, questi telomeri si consumano prima, la cellula si ammala e muore. Se invece noi diamo delle sostanze antiossidanti, questi telomeri rimangono attivi per più tempo. Quindi, su base proprio biologica, è stato visto che è importantissimo non essere in sovrappeso e mangiare soprattutto sostanze ricche di sostanze antiossidanti. E le sostanze antiossidanti sono prevalentemente nella frutta e nella verdura. E si possono anche misurare, perché queste sostanze, si dice, sono nella frutta e la verdura e in tutto ciò che è colorato, sono i colori della vita, pomodori, uva, le tipologie di insalate, eccetera. Lì ci sono sostanze antiossidanti. Parlando di alimentazione, prima di sederci abbiamo parlato dicendo, prima non si chiamava per nome, si chiamava il brutto male. Che cosa è cambiato? E allora le chiedo un parallelo: se tanti anni fa non c'era il junk food cosiddetto, non c'erano questi cibi grassi confezionati, quindi teoricamente l'alimentazione era proprio della materia prima, però non si conosceva il male e non c'era una cura. Oggi in realtà c'è un parallelismo, nel senso, le vecchie generazioni hanno un'alimentazione più sana rispetto a quelle nuove? Questa è una bella domanda, perché c'è un parallelismo che è un doppio parallelismo e anche inverso. Le spiego. Io quando ho cominciato a lavorare nel campo dell'oncologia avevamo la possibilità di guarire il 10% dei tumori con le cure. Oggi siamo arrivati a guarire il 60% dei tumori con le cure. Però è possibile abbattere ulteriormente questo male facendo un corretto stile di vita e un'alimentazione sana e abolendo alcune abitudini, quali quella del fumo o dell'alcol, a grosse dosi dell'alcol e quindi dell'alcolismo, eccetera. E eliminando alcuni virus che potenzialmente determinano delle malattie che a loro volta poi si trasformano in tumori. Pensiamo ai tumori del collo dell'utero con il papilloma virus, pensiamo al virus dell'epatite che praticamente determina l'epatocarcinoma. Ora, noi teoricamente, anticamente, come dice lei, si mangiava meglio, ma questo però non è nemmeno vero, perché non si conoscevano gli effetti deleteri di una cucina che veniva eseguita, svolta in maniera irrazionale. Per esempio, cucinare sui carboni, si crea una sostanza che si chiama catrame, e il catrame è cancerogeno soprattutto per il problema dei tumori gastrici. Pensate che l'incidenza ancora oggi dei tumori gastrici sulla costa, che è più progredita, fra virgolette, è molto inferiore rispetto a quello che si vede ancora nell'entroterra dell'Abruzzo, per esempio. Ed è associato a cosa? È associato appunto alla modalità di mangiare cucinando sulla brace. Ora, oggi quindi abbiamo una metodologia di cucina molto più sofisticata, molto migliore, e anche una preparazione dei cibi migliore. Però d'altra parte abbiamo una compromissione di alcune sostanze, di alcuni elementi che sono sicuramente cancerogeni e ne facciamo grande uso. Faccio un esempio, anche nell'abbigliamento. Quando si vanno a comprare sui mercatini la maglietta, la t-shirt a bassissimo costo, quello è sicuramente un oggetto che contiene in sé degli elementi che non sono controllati. E spesso troviamo la formaldeide, la formalina in questi elementi, per cui bisogna stare attentissimi all'uso che si fa di queste sostanze. Per cui da una parte si viveva meglio, da un'altra parte si viveva peggio, oggi le conoscenze sono aumentate e possiamo ridurre anche in maniera importante l'incidenza del cancro.
prima della pubblicità della prima parte, diciamo, abbiamo detto con attualmente il 60% dei tumori vengono curati, però se aggiungiamo a questo la prevenzione, gli effetti della prevenzione, qual è la percentuale? La percentuale stimata è di ridurre praticamente l'incidenza del cancro di un altro 40%, quindi l'incidenza stimata è molto alta, incidenza ridotta del 40% in circa 10 anni. Di questo 40%, con la dieta solamente si riesce ad abbattere il 30%. Ed è una media altissima. Ed è un valore in assoluto molto alto. Ci fermiamo per una piccola pausa, poi nella seconda parte continueremo a parlare di quello che è il corretto stile di vita e soprattutto della prevenzione. A tra poco. Seconda parte del Dottor Starbene. Ora iniziamo a parlare di quelle che sono state le operazioni messe in campo dalla Lilt, ma noi parliamo proprio del nostro territorio, parliamo anche di Pescara. E proprio alla dottoressa Di Domenico chiediamo, ovviamente abbiamo detto psicologo e psicoterapeuta, che è un ruolo importantissimo, perché l'opera di sensibilizzazione avviene proprio dentro le scuole. Dentro le scuole a parlare con i ragazzi c'è uno staff, non c'è un medico. Quindi avremo un oncologo, uno psicologo, poi ci sono dei dietisti, insomma dei nutrizionisti, insomma è uno staff molto molto qualificato. Nel frattempo proprio con i ragazzi, proprio nelle scuole ci sono state anche delle iniziative, c'è stato anche un premio per uno spot, più di uno. Sì, noi nel 2012 abbiamo partecipato insieme alla provincia di Bari e alla Lilt nazionale al progetto CIAC Azione Prevenzione. E dal lavoro che è stato fatto con i ragazzi per circa 3 mesi, sia sul territorio di Bari che di Pescara, e sono state coinvolte 13 scuole, e con molta felicità noi possiamo dire di aver avuto proprio il primo premio sui corretti stili di vita. E quindi da lì chiaramente c'è stato questo spot di 30 secondi che venne mandato poi su alcune reti televisive come Pubblicità Progresso. E allora vediamo come raccontano i ragazzi in 30 secondi quali sono i corretti stili di vita. Vediamo. Però prima di rientrare ce n'è stato anche un altro ed è molto importante soprattutto per il fatto che ne parlino i ragazzi. Un altro spot. Lotta al fumo. E i ragazzi attraverso appunto questo percorso educativo condiviso hanno tradotto le loro rappresentazioni, le loro idee in delle immagini. E quindi appunto quello che adesso voi vedrete è stato tutto il lavoro che è stato effettuato in classe. E allora vediamo anche in questo caso come, secondo gli occhi dei ragazzi, come ne parlano, insomma, del fumo. Vediamo. Fuori sei perfetto, dentro intanto. È direttamente proporzionale l'utilizzo del fumo di sigaretta e l'insorgenza delle malattie neoplastiche al polmone. Non solo, ma è direttamente proporzionale anche all'incidenza di tumori in altri organi. Faccio un esempio, il tumore della mammella è correlato al fumo di sigaretta, così come i tumori di altri organi. Parlavamo nell'introduzione, anche per quanto riguarda dei tumori dell'apparato digerente c'è questa correlazione. Ora,
si considera solamente l'aspetto oncologico, ma io vorrei far notare che il fumo di sigaretta coinvolge anche altre malattie, l'insufficienza polmonare per esempio, insufficienza respiratoria, cardiorespiratoria ed altre malattie cardiovascolari. Per cui l'incidenza di queste malattie sommata poi all'incidenza dei problemi oncologici diventa veramente una tragedia, un danno enorme. Quindi abolire il fumo fa bene anche alla prevenzione di altre malattie. Io volevo farvi parlare di quello che si chiama il progetto Sistema Salute. Intanto chiedo alla regia di far vedere questa pagina, perché questa è una cosa molto molto interessante. È datata 2013, questo progetto è un progetto che viene fatto con l'Istituto Alberghiero De Cecco di Pescara, perché abbiamo detto la LILT ha coinvolto le scuole, soprattutto i ragazzi, tante volte. Si parla di corretta alimentazione, si parla di corretto stile di vita, e allora l'idea è quella di far raccontare ai ragazzi che studiano per diventare degli chef quali siano le ricette della salute e del corretto stile di vita. E che cosa ne viene fuori? L'uomo è ciò che mangia. Infatti nel 2013 i ragazzi dell'alberghiero hanno prodotto questo opuscolo che poi è stato divulgato sul territorio pescarese. Chiaramente il lavoro dell'opuscolo è stato un lavoro abbastanza lungo, insomma prolungato nel tempo, però per noi è stato veramente un prodotto fatto con grande affetto proprio per la popolazione pescarese. Addirittura ci sono delle ricette, vero? Assolutamente sì, le ricette erano del professor Tricca, del professor Maurizio Tricca, perché insomma senza l'aiuto di uno chef sarebbe stato assolutamente impossibile produrle. Però in quell'occasione non siamo stati solamente sostenuti dal professor Tricca, ma anche da un nutrizionista, il professor Piselli, Bruno Piselli. Cosa importante che vorrei, insomma, adesso voi raccontaste è che avete prenotazioni fino a ottobre, perché loro hanno aperto ovviamente questo dialogo con le scuole, perciò vengono ospitati da degli istituti, da dei licei per cercare di parlare con i ragazzi. Poi abbiamo detto ci sarà un convegno in cui i ragazzi che hanno preso parte a queste iniziative racconteranno con le loro parole ad altri qual è il corretto stile di vita e come si fa, insomma, a vivere secondo prevenzione. E allora, intanto quali sono gli appuntamenti e soprattutto come fare per contattarvi e fare in modo di avere queste giornate, insomma, di sensibilizzazione? Allora, i nostri appuntamenti saranno nel rientro dalle vacanze pasquali, sicuramente il secondo appuntamento con il classico e il primo giorno di presentazione invece al liceo scientifico. Per contattarci basta scrivere una mail su pescara@lilt.it e noi in tempo reale rispondiamo. Il professor Lombardo e poi andrà all'Expo di Milano, perché in effetti si parlerà si parlerà di cibo sano, si parlerà dell'importanza della sana alimentazione, e nessuna occasione migliore. Certo, noi per vari motivi saremo presenti all'Expo Milano, motivi nazionali. La LILT nazionale ha uno spazio riservato in cui parleremo di alimentazione. Di alimentazione, ma non solo l'alimentazione per prevenire il cancro, ma anche di alimentazione dedicata a quei pazienti che già sono ammalati, anche durante la fase delle terapie in cui ci sono dei problemi di interferenza farmacologica con il cibo, per cui anche in quella fase bisogna dedicare uno spazio per l'alimentazione giusta e per nutrire questi pazienti. Poi il secondo motivo per cui saremo presenti, perché noi come Collegio Italiano dei Primari Oncologi siamo stati invitati a presenziare anche questo evento. Quindi il 14 di maggio ci sarà il primo incontro con i primari oncologi a Milano. Cosa importante, visto che c'è una sorta di decalogo delle regole del mangiar bene, vogliamo invece fare un elenco delle cose che vengono sottovalutate e che non sono buone per l'alimentazione? Ora si sente parlare in questi giorni di olio di palma da tutte le parti, quanto fa male, presente nelle merendine, in tantissime cose. Poi ovviamente ci sono i fast food, ci sono i cibi già pronti, e io leggevo tra le regole che dà la LILT è proprio quella di evitare quello che è già preparato.
di bevande dolci, insomma, ci sono delle cose che possono essere date come faro? Sicuramente sì. In generale la LILT, noi lo riportiamo anche in varie pubblicazioni divulgative, ha proprio stilato la cosiddetta piramide alimentare, dove c'è una base e un apice. Sull'apice ci sono le cose che bisogna veramente evitare, sono i dolci, i superalcolici e così via. Invece sulla base sono disegnati appunto la frutta, la verdura, poi subito sopra la base c'è la pasta, tutto quello che concerne la dieta, che contempla la dieta mediterranea. Dieta mediterranea che è stata praticamente già sottolineato a livello mondiale come la dieta migliore che esista. Patrimonio dell'umanità UNESCO. Perché è un patrimonio dell'umanità UNESCO. E quindi perché non utilizzarla? Faccio un esempio. Perché l'olio di oliva e non l'olio di palma? L'olio di oliva ha nei suoi contenuti alte quantità di sostanze antiossidanti. Poi ha degli acidi insaturi rispetto all'olio di palma, che ha molte sostanze sature, e in più ha la capacità di far assorbire delle vitamine che hanno un effetto antiossidante del gruppo liposolubile, la A, la D, la E e la K. Addirittura alcune vitamine, come la vitamina D, combattono l'osteoporosi, quindi l'olio di oliva ha anche questo effetto. Poi a parità di quantità, siccome è più saporito, dà una nutrizione uguale, con minor quantità si ottengono gli stessi risultati. E adesso ci raccontate che cosa è successo nelle piazze, a cosa ne erano interessate le persone, cosa sapevano e cosa non sapevano. In genere nelle piazze incontriamo sia persone molto informate, ma anche molte che sono ancora completamente disinformate. Quello a cui ci troviamo fondamentalmente a rispondere è come la persona può evitare il cancro, perché in molti chiedono questo. E poi c'è chiaramente molto scetticismo sulla prevenzione. E quindi in molti ci dicono la diagnosi precoce, no, non è sufficiente. Quindi, come dire, a volte sembra che l'informazione, no, non sia sufficiente. Però questo fondamentalmente è assolutamente normale, perché in genere la maggior parte delle persone tendono a essere reattive e non proattive. Quindi fondamentalmente è il nostro lavoro nelle piazze, quindi passare in maniera costante nel tempo queste informazioni, e quindi fare in modo che le persone non siano solamente informate, ma bensì formate. Così, insomma, possiamo creare nel corso degli anni però questo passaggio dalla reattività alla proattività. D'altro canto, stiamo parlando di cultura della prevenzione. Sarebbe a dire, una volta che insorge la malattia, fanno attenzione. Fino ad allora sulla prevenzione non c'è tutta questa attenzione. Sì, perché c'è la sottovalutazione, c'è assolutamente la sottovalutazione dei danni del fumo, c'è la sottovalutazione dei danni da alimentazione, assolutamente sì. Quindi, come dire, in molti davvero ci creano una sorta di barriera. Altri, al contrario, sono assolutamente aperti all'ascolto e con molta curiosità vogliono imparare e chiaramente mettere anche in pratica ciò che ascoltano. E noi siamo sempre ben disposti a farlo. Una domanda scomoda al dottor Lombardo. Di tutte le mode alimentari che circolano, e lei ne avrà viste tante, qual è quella di adesso che la spaventa? Ma noi fino adesso vorrei fare ancora una premessa. Nelle piazze noi nella settimana di prevenzione parliamo prevalentemente di prevenzione primaria e di quello che stiamo parlando anche oggi. Però ci dobbiamo ricordare che noi rivolgiamo la nostra attenzione e anche alla nostra popolazione su altri temi, cioè la prevenzione secondaria, cioè la diagnosi precoce, prendere un tumore quando è molto piccolo perché siamo sicuri di guarirlo. In un'altissima percentuale dei casi, vediamo il tumore della mammella, molto piccolo, nel 95% dei casi guarisce.
Vediamo il melanoma. Il melanoma che è la prima causa di morte nei giovani fino a 35 anni. Se si fa una diagnosi precoce, quando le cellule si stanno trasformando, si sono appena trasformate, prima che abbiano dato metastasi, quella persona è già guarita con l'intervento chirurgico di asportazione del melanoma. Quindi è importantissima anche la prevenzione secondaria. Poi esiste la prevenzione terziaria, cioè intervenire ad aiutare quelli che già si sono ammalati a uscire fuori da questa malattia. E quindi diciamo che l'azione della LILT è un'azione a tutto campo. Quale mi fa paura delle diete? Le diete ne sono così tante, così numerose, così variegate. Di modi alimentari. Perché la dieta già avrebbe una... modi alimentari che veramente è difficile valutare questo aspetto, anche perché nella stessa famiglia dove siamo inseriti noi, nello stesso contesto sociale fra i nostri amici, parlare di dieta è difficilissimo. Anche fra noi rotariani, io sono rotariano, mi onoro di essere rotariano, però il club dei rotari di Pescara, ne siamo tre di club, organizziamo una serata che si chiama la maialata, per esempio, fra virgolette. Non sono riuscito a oppormi a questa iniziativa. E abbiamo detto che la carne rossa non fa parte dei cibi. Questo, diciamo, è l'una tantum. Cosa mi spaventa di più? Sono i cibi confezionati e non controllati in maniera adeguata. Esempio? Esempio, ci sono merendine, cioccolate, cose che si somministrano soprattutto ai bambini che sono poco controllate. Almeno andare a scegliere quelle in cui ci sia chiaramente indicata la composizione e che siano dei prodotti sicuri. Qual è il rischio? Che dentro ci sia? Il rischio che dentro ci sia quello che non sappiamo. Come abbiamo detto, ad esempio, degli oli che sono... Ma oltre degli oli ci possono anche essere delle sostanze che anche nocive proprio. Ovviamente per la normativa europea deve essere tutto scritto e riportato sul retro, però abbiamo visto più una volta le denunce di cose che girano senza queste... Senza il marchio. Quindi europeo. Evitare assolutamente tutto quello che non è messo in chiaro. O mistificato, anche il marchio mistificano. Sì, contraffazione, insomma, certo, parecchio. Certo. Tra questi, secondo voi, rientrano ovviamente anche i prodotti di supermercato che vengono confezionati, visibili, come possono essere le verdure pronte, la carne pronta? Quelle sono controllate, mi risulta, e sono controllate bene. Quindi parliamo di tutto ciò che è confezionato con lunghe scadenze, quindi conservanti e tantissime. Quindi questo rimane comunque una, come si dice, una concezione per... Questo aspetto poi nutrizionale, diciamo, chiaramente va sviluppato, va approfondito e noi abbiamo, durante questi periodi che facciamo di prevenzione e anche al di fuori, quando organizziamo conferenze e congressi, utilizziamo degli esperti, dallo chef al nutrizionista, come dicevamo prima, che sono esperti in maniera specifica in nutrizione nelle varie fasi, sia della malattia, sia nelle varie fasi di sviluppo dell'uomo, da bambino, l'età adulta e la vecchiaia. Mi viene in mente che una volta avevo letto che le merendine, gli incarti delle merendine, all'interno contengono delle sostanze per evitare, insomma, che si degeneri il cibo contenuto, quindi comunque anche in quel caso... Sono dei conservanti. Se non sono controllate... Certamente sì, certamente sì. Ma adesso scendiamo in un campo molto specifico, ci vorrebbero degli esperti per questa specificità. Però la concezione... Il discorso generale è questo. Poi in analisi bisogna evitare appunto di andarsi a... essere portati a un discorso molto particolare in cui noi non possiamo rispondere in maniera efficace. Allora, prima di salutarci facciamo vedere il sito della LILT, così qui troverete tutte le cose che abbiamo raccontato, sono molto approfondite, e qua troverete ovviamente tutto quello che riguarda la Lega Italiana per la lotta ai tumori, la prevenzione, l'SOS, ci sono i servizi, le amministrazioni trasparenti, insomma ricerca e formazione, guide, ci sono tutti gli aggiornamenti di quello che viene fatto. Dica. Io vorrei concludere lanciando un messaggio. Cioè noi durante l'anno aderiamo a queste manifestazioni nazionali della LILT, che sono appunto quella della prevenzione, la giornata anti-tabacco e poi nel mese di ottobre le visite gratuite
per il mese del nastro rosa, la prevenzione del tumore della mammella. Poi a Pescara portiamo avanti e svolgiamo altre iniziative, relative soprattutto rivolte soprattutto agli ammalati dell'oncologia. Questo, abbiamo proprio un progetto che si chiama Progetto Verso ed un progetto che si chiama Progetto Vado. Il Progetto Verso sono i nostri volontari presenti in ospedale, proprio nel Dipartimento di Oncologia, e il Progetto Vado sono i nostri volontari a domicilio, sul territorio. E questi due progetti sono molto molto belli e molto molto efficaci, e bisognerebbe chiedere il sostegno per portarli sempre più avanti. E poi io vorrei pregare appunto la dottoressa Di Domenico di raccontarci di tre progetti sperimentali. Velocissimamente, perché siamo proprio in chiusura, abbiamo pochissimi secondi. Abbiamo presentato tre progetti sperimentali proprio nei progetti di ricerca del 5 per 1000 con la LILT. Il primo progetto per gli scout, quindi la formazione e la sensibilizzazione per i ragazzi scout. Il secondo progetto invece direttamente con l'Università dell'Aquila, e il terzo progetto, il progetto CARI, che è un progetto di riabilitazione oncologica. Noi ricordiamo ovviamente il sito aggiornato, dove voi potrete trovare tutti i contatti per seguire le iniziative, fare domande, approfondimenti, informazioni per quanto riguarda la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori. Io ringrazio davvero tanto di essere stato qui, averci raccontato tutta la filosofia e tutte le accortezze del caso, il professor Marco Lombardo, ricordiamo presidente della Lega Italiana Tumori e oncologo, e poi la dottoressa Maria Di Domenico, psicologa e psicoterapeuta, e insomma per averci dato questo quadro così specifico. Quindi grazie di essere stati con noi. Grazie a lei. E l'appuntamento per noi torna la prossima settimana. Grazie a tutti.